Noi ce la stiamo mettendo tutta. Sabato ci siamo confrontati con l'assessore Gentile, oggi è stata la volta del sindaco. Purtroppo devo dire che inizialmente si era partito col piede giusto, ma poi la riunione ha preso una piega diversa e abbiamo notato nel sindaco nessun tipo di responsabilità nei riguardi dei cittadini residenti, ma una forma di padronanza. E allora con la padronanza non ci può essere dialogo. Un amministratore ha il dovere e la responsabilità di ascoltare i propri cittadini e di trovare le soluzioni condivise. Invece qua siamo, ripeto, in una forma di padronanza che impone delle scelte fatte a monte per essere poi condivise a valle e non funziona così. Quindi noi siamo del parere che questo centro è un centro che non servirà a nulla e la stessa cosa ci ha riferito lo stesso assessore Gentile nell'incontro di sabato. Sappiamo che il centro non servirà a risolvere il problema, ma noi lo dobbiamo fare lo stesso. Quindi a questo punto non lo so quale sarà la strada che prenderà il comitato, ma certamente non ci fermiamo qua. Su una cosa siamo d'accordo, che un centro si deve fare perché queste persone ecco, non devono vivere, insomma, devono vivere civilmente, devono essere accolti, ma certamente il luogo è infelice e abbiamo sottolineato il motivo. Quindi il dissenso è sul luogo scelto, non sul fatto che si faccia un centro. Quindi su questo certamente una posizione si poteva trovare e invece il sindaco ha preferito lo scontro e l'imposizione, ripeto, la padronanza. E allora, siccome noi non siamo serviti nessuno, abbiamo le nostre idee, il nostro modo, la nostra visione di vedere la crescita e lo sviluppo di Cassibile e Fontane Bianche, andiamo avanti per la nostra strada. Come alternativa proponevamo un luogo che doveva essere scelto insieme ai sindaci dei comuni limitrofi, su tavolo prefettizio, insieme ai datori di lavoro e alle associazioni di categoria, e che doveva accogliere l'intero flusso, che si parla di 500-600 persone, non di 60-70 come stanno facendo nel centro. Quindi l'intero flusso è ovviamente un centro al di fuori del centro abitato. È stato indicato un luogo, tra l'altro, da uno dei presenti, che è un luogo, tra l'altro, al di fuori dei centri abitati, che già è attrezzato, che è un comprensorio che va da Melilli, Priolo e Città Giardino, che, ripeto, è anche pronto e quello poteva ospitare tutti e tra l'altro eliminava anche il rischio del caporalato, perché in un centro dove tutti stanno controllati, evidentemente anche il fenomeno del caporalato veniva a scomparire. Ma evidentemente non si vogliono ascoltare, ripeto, i cittadini, ma si vogliono imporre delle scelte prese dall'alto sulla testa di ognuno di noi. Chi prosegue su questa via, cioè sulla via di questo tipo di soluzione, dovrà assumersi delle responsabilità, perché se poi nel paese succedono episodi che qualcuno, insomma, può poi dire, insomma, speriamo che non succedano mai, ma però se succedono queste cose ognuno si assumerà le sue responsabilità. È chiaro che chi amministra ha la responsabilità primaria su quello che può succedere ai cittadini, sia residenti che extracomunitari. Da 20 anni che adottiamo questa soluzione della tendopoli, prima si facevano con la tendopoli e non hanno mai funzionato. Quindi non è perché noi siamo per partito preso contrari, è perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. È da 20 anni che questi tipi di soluzioni sono state adottate. Evidentemente sia il sindaco e chi prima, chi per lui, hanno deciso non tenendo conto della storia e delle esperienze vissute nel passato, e cioè non hanno sentito i cittadini residenti.